Lo spettro di un'era pre-antibiotica che ci riporterebbe indietro di 100 anni si sta allungando inesorabilmente sulla salute pubblica globale per colpa dei superbatteri resistenti agli antibiotici. Un'emergenza sanitaria che potrebbe rientrare grazie a nuovi antibiotici, alcuni già esistenti e altri in fase di approvazione, che potrebbe ridurre di un terzo la mortalità da superbatteri nel nostro paese, salvando 3.000 vite all'anno, come illustra Matteo Bassetti, presidente della Società Italiana Terapia Antinfettiva. Situazione sicuramente problematica perché l'Italia è una delle maglie nere in Europa per la prevalenza di germi resistenti, di batteri resistenti agli antibiotici, li abbiamo definiti superbatteri. Quello che bisogna fare è la prevenzione, sicuramente importante, ma non basta più perché il dato della resistenza appunto è un dato assodato e presente, quindi bisogna far sì che i pazienti che hanno queste infezioni da germi resistenti possano essere trattati con i nuovi antibiotici, i super antibiotici che purtroppo però oggi ancora si rallenta troppo la loro fase di immissione in commercio. Basti pensare che alcuni nuovi antibiotici già approvati a livello europeo arriveranno in Italia non prima di un anno dopo l'approvazione a livello europeo. Quindi bisogna trovare il modo affinché questi farmaci abbiano dei canali preferenziali, dei canali in qualche modo più veloci all'immissione in commercio e anche meno lacci e lacciuoli per quanto riguarda il loro utilizzo. Questo deve essere fatto a livello regolatorio, quindi a livello di AIFA, a livello del Ministero della Salute, in modo tale da rendere questi farmaci più facilmente disponibili e più facilmente utilizzabili. Fondazione ONDA, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, lancia il percorso di sensibilizzazione Uscire dall'ombra della depressione, una serie di tavole rotonde che faranno tappa in 8 regioni italiane, con l'obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l'accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. E dunque, l'interesse di Onda nei confronti dei problemi di salute mentale, in particolare della depressione, è iniziata l'anno scorso con la presentazione alla Camera dei Deputati di un manifesto di lotta alla depressione. L'impegno, quindi il coinvolgimento delle istituzioni a livello centrale, viene portato quest'anno a livello regionale per declinare i 10 punti del manifesto in funzione delle regioni, no? L'obiettivo è quello di coinvolgere le istituzioni regionali, i medici, le società scientifiche sul territorio per far sì che si accendano sempre di più, come dire, le luci, no? Su questo tema, di questa patologia che riguarda 3 milioni di persone, di cui 2 donne, in molti casi sono resistenti. Quindi per migliorare l'obiettivo ultimo qual è? Migliorare l'accesso alle cure, migliorare la qualità di vita, ma anche la quantità di vita, perché la depressione sottrae anche anni di vita. Inizieranno entro gennaio, come annunciato a ottobre dal ministro della Salute Roberto Speranza, in 13 dei 26 istituti di ricerca di Alleanza contro il cancro, le attività del progetto triennale sulle terapie CAR-T, le cellule del sistema immunitario che, dopo essere state prelevate dai pazienti, vengono espanse e ingegnerizzate in laboratorio per distruggere il tumore una volta reintrodotte nel corpo. Nel programma finanziato dal Ministero della Salute, 10 milioni di euro stanziati in 2 anni, sono coinvolti a diverso titolo altri enti come CNR, Fondazione Tettamanti e MolMed. Principale obiettivo del progetto è lo sviluppo di nuove terapie con cellule CAR-T, programmate per distruggere neoplasie attualmente non coperte dall'industria farmaceutica, tra cui pancreas, colon retto, mammella e melanoma, e non efficacemente curabili in altro modo. È un progetto assai ambizioso, spiega Concetta Quintarelli, coordinatrice del Working Group Immunoterapia di Alleanza contro il cancro, ma siamo confidenti di poter concludere lo sviluppo in 2 anni e di far entrare in sperimentazione clinica entro 3 anni almeno un paio di farmaci innovativi. Nel mirino del gruppo di lavoro c'è anche l'immediata definizione di processi produttivi in grado di contenere gli elevati costi delle CAR-T, potenziando la loro attività antitumorale, aspetto in realtà prioritario anche sull'individuazione di nuovi target.